la chiamo. Devo dire ad Alessandro che se vuole mandare qualcuno a fare l'intervista, la facciamo direttamente per perché partire abbastanza pulito che possa arrivare in dentro. Quindi quando alla fine partita se sono già intervisti. Se si vuole fare qua le facciamo qua che mi sposta in dentro. Perché abbiamo fatto la prima volta, se me lo dice prima posso spostare il file. Cioè se invece l'altra volta dovevo fare giù, allora diventa proprio. No, a me, giù quello che hanno fatto col cellulare. Se non lo fa con la telecamera dobbiamo farlo qua. No, l'ho vista in giro, no? Così magari si organizza per... No, no, lo chiamo per... Senti, lo vai per... Ce l'hai in mano il telefono, senti, ho lasciato i cavi più lunghi e non te l'ho detto prima, non te l'ho detto prima, che se vuoi fare l'intervista direttamente qua, le spalle, piace che devi parlare, le spalle sociali. Con i cavi dei precisi non mi posso muovere, perché non posso fare che sia la luce, perché ci stanno il direttore, si facciamo le cose stesse. Vabbè, forse con il va bene pure che c'è loro. Adesso in previsione faccio dico se vuoi dire. Il problema è che per il momento non posso correre, faccio camminare veloce, stamattina ci ho provato a... Ciao! Devo stare bella, non andare avanti troppo avanti per il momento, poi se non posso migliorare. Dobbiamo... ci manno sura, ci manno sura. Eh sì, noi corriamo. No, vabbè, ma io lo faccio sempre per motivi di giochi ludici, allora, perché mi diverte. Insomma. Per una cosa personale, sì. Quindi quello che si può fare si sì, infatti ho limitato al minimo indispensabile. E vabbè. Vabbè, come si.
qua a staccare da andare a un'altra. Serie Award, con l'incontro che vi racconteremo oggi sarà quello tra la HC Banca Popolare di Fondi e la formazione targa del Handball Sassari, le squadre che hanno appena sul campo di gara per entrare, quindi vediamo subito il mini roster, partendo dagli ospiti con il numero 1 Sparo, Albini, 8 punti, 9 punti, 11 punti. Giorgio, Alisco, Vix, Bomboi, San Paolo, i 22, Gerardo, Amuda e Brescia. Con 5 Panza, con 7 Micheli, 11 Matteo Mussegelli, 14 Thomas Cagnete, 16 Garcia, 19 Giulio, del Sabat, Padula, Di Biagio, Zizzo e Rai Hamza. Vediamo, ci siamo in diretta dalla piattaforma Element Sport e vi racconteremo, come detto, le emozioni di questa ultima giornata del 2022 per quanto riguarda la Serie Gold maschile. Incontro importante soprattutto per entrambe le squadre, ma soprattutto per il formazione Sassarese, che viene da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, l'ultima sconfitta è stata interna contro la formazione dell'Alferia Merano, e quindi c'è bisogno da parte del roster sardo sicuramente di una prova d'orgoglio. Andando a guardare invece lo spazio riguardante l'HC Banco Popolare di Fondi, l'edice della sconfitta in casa della capolista in Brixen, 25-23 il finale, il roster di Corso Rosanto ha bisogno di una vittoria soprattutto per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Attualmente la formazione laziale è a 10 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ma soprattutto non deve perdere il terreno dalle più dirette inseguitrici, dal quarto del Castello Magnato, il Chiemine Network, alta doppia punta, che sono a 13 punti. Attualmente, come dicevamo, la HC Fondi è a 10 punti e si trova a 4 punti. La partita che si spiegherà per la play-out, ricordiamo che il Campus Italia è già in Serie A Silver, quindi si giocherebbero i play-out le ultime 4 e poi giocherebbe soltanto le squadre. Intanto sono partite anche le formazioni delle squadre in campo, con il Fondi per l'arena di partire il pallone per Cagnetti, poi ancora con ben 146 realizzazioni, allora veramente di una spessore, almeno dal punto di vista realizzativo, impressionante. Parliamo comunque
gare di campionato, non è che 10 gol è un bottino più interessante. Passiamo adesso alla prima partita di Giuseppe con Hunter che va a saltare e prende la palestra, ma la tocca anche il soffitto del palazzetto dello sport di Fondi e quindi si riparte con gli arbitri hanno fermato il tempo. Quindi si può ripartire con la compagine tarda in possesso della palla. Primo attacco per gli ospiti. Tanto è il numero 24 del Milan per giocare il primo gol della partita. Andiamo ad aggiornare il secondo passo di Cagliete, subito riparte il roster largo. Buono qui il passaggio. Anche a rientrare intanto Cagnete dopo il colpo preso in faccia che lui ha gestito adesso la palla in arena amore poi Cagnete va sulla thank you.
dire. Della Raimondi in questo caso,
acquistato come un continuo d'angolo i giocatori rosso blu di casa, anche un derby sui colori sociali, che entrambe utilizzano il rosso blu, gli ospiti per dovere anche di ospitalità. Esargi con bronzo, poi per Bavac, ora poi per Bavac, vediamo se questo bel gol 6-3 per Raimond Sassari. Oggi finalmente una bella giornata in questo
pioggia non ha cessato di battere neanche per un'estate. Thank you.
vanno a farla qui è in sul parquet di Luca Hamza, adesso è lui che va il playmaker della squadra di Santi. Darvi anche il resto di questa giornata, inizierà alle 17 con la partita tra Conversano e Cassano Magnano, alle 17:30 Campus Italia ospiterà il Bressano, mentre alle 18 il Sette Rubiera ritornato il campionato dopo il ribaltamento della decisione del giudice sportivo con un handicap di 5 punti per questo campionato. Era il Brixen, mentre per il soffro giocherà il Brixen, 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 il dell'HQ Balco Radio Eleven Sport, Santa Maria, buono qui il palla, prima per Hamza, vogliono velocizzare il gioco, il colore di casa con la difesa ospite, con di peccato, sormontabile questa che pare perse per il fondo, abbiamo una sinistra pubblica, veramente per la partita, gli errori, la fase di partita sono problema per l'HC, poi abbiamo dato l'Ulver che per gli ospiti che vanno a preparare l'azione d'attacco, qui per la vista il numero 9 Malandrin era fuori per andare a realizzare il 12 a 9. San Paolo e San Paolo con 14
però un problema con la palla di gioco, che tende a perdere. Thank you.
16, ha partecipato con gli fondi 11, vediamo se è veramente finito il primo tempo oppure no, sì, è finito, quindi possiamo dargli appuntamento a poco per le emozioni della seconda parte della partita. Prova, sente? Ok, provo a alzare un po' la voce io, eh? Ok. Prova. Ok. Prova. Va bene? Ah, ok, perfetto. Thank you.
Aspetta, sbagliato. Fatemi vedere quando possiamo andare. Quindi signore e signori, bentornati in diretta dal Palazzetto dello Sport di Via Mola di Santa Maria per raccontarvi le emozioni del secondo tempo della partita del campionato di Serie A Gold maschile tra la HC Banca Popolare di Fondi e del vostro punto di osservazione
attaccherà da sinistra verso destra e la Raimond Sassari, che quindi viceversa giocherà da destra verso sinistra, sempre parlando dal vostro punto di osservazione. Intanto è ricominciato il secondo tempo, la prima frazione di gara, i primi 30 minuti si sono chiusi con gli ospiti avanti per 16-11, fondi inconcludente in alcuni aspetti, soprattutto molto nervosismo nella squadra di coach De Santis, e questo ha influito negativamente anche sul parziale. Sassari che viene da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, ma qui finora diciamo che sta facendo il compitino, e lo sta facendo anche in maniera egregia con Amuda, che sta veramente spadroneggiando in mezzo al parquet del Via Mola di Santa Maria. Intanto arriva anche il gol del 17-11 per i sardi, quindi Fondi ha bisogno in questo secondo tempo soprattutto di stringere le maglie della difesa, ma in particolar modo ha bisogno di un Cagnetti che fino ad ora diciamo è apparso poco lucido, non il solito Cagnetti che siamo abituati a vedere. Probabilmente una partita storta ci può anche stare. Quindi tanto bravissimo Arena, bravissimo Arena, oggi Arena molto molto propositivo in fase di attacco. Qui a Muda, mamma mia, mamma mia, gol bellissimo di Amuda, da far vedere soprattutto ai settori giovanili, i ragazzini che cominciano a giocare a pallamano, ma non tanto per il gesto tecnico in sé, ma proprio per il coraggio, che poi è anche importante soprattutto in uno sport come la pallamano. Di fronte al difensore non ha avuto paura neanche di delle sue mani alzate, è andato a tirare, gli ha fatto veramente un bel gol. Qui Cagnetti però sente il guanto di sfida di Mamuda e va a rispondere con un bel gol. E ancora Mamuda, mamma mia, 9 metri, qualcuno le grida i passi, ma Mamuda in certi momenti è veramente immarcabile. Ecco, in possesso della palla la Raimond ha bisogno di, come dicevamo prima, di una vittoria per la sua situazione. Qui c'è un pass di Mamuda, quindi niente nulla di fatto. 13-18 il punteggio per la Raimond Sassari. Diciamo la Raimond ha bisogno di una vittoria per restare in sia dell'Alperia Merano, che è la quarta in classifica e l'ultima delle squadre che disputeranno i playoff. E qui ancora una bella parata di San Paolo, e c'è un 9 metri per il Fondi e Sabag avrebbe dato una bella rete nel primo tempo. Intanto c'è un intervento degli arbitri che vanno a chiedere appunto di asciugare una parte del parquet. Non sembra più pioggia a Fondi, sembra più autunno che l'arrivo dell'inverno. Fra 4 giorni è ufficialmente inverno e sembra di essere in primavera. Si può ripartire con il gioco di casa che preparano una manovra offensiva con Arena. Hamza e Sabag, Hamza serie di finte, poi la palla in attacco, qui bravissimo Amuda a subire fallo e gli ospiti possono ripartire con Querin. Amuda chiede una serie di movimenti a Muda, Querin, Grabavac, a Muda, attenzione a Muda, potrebbe andare a concludere, poi qui palo interno, però la palla poi esce fuori, quindi non è gol, può ripartire il Fondi con Arena che fa un corso tosse, però poi non è fortunato e quindi ancora
un'occasione sprecata dal fondo, qui diciamo che Arena aveva fatto anche tutto bene, e poi San Paolo è stato più bravo di lui a negargli la gioia di una realizzazione. E quindi si rimane sul 18-13 per la Raimond Sassari, che ha bisogno come pane di una vittoria proprio per rimanere in scia della quarta intercettica. Il Merano di Arena va a combattere con Amuda, poi i due si scontrano e alla meglio la squadra di Italia con... Oh, che peccato di De Luca, però certe leciosità quando sei sotto di 5 probabilmente si potrebbero anche evitare. Due grosse occasioni per il Fondi pregate con Arena e De Luca. Poi De Santis braccia con Serche, probabilmente neanche lui è molto soddisfatto della prova dei suoi. Qui ancora un buon recupero del Fondi, vediamo che adesso la manovra dei giocatori di casa sarà più incisiva. Muove bene anche Arena, ancora una volta è San Paolo a dire di noi giù di casa. Passano i minuti, sono già 6 minuti in questo secondo tempo. La partita stenta comunque a decollare, c'è stato un momento almeno a cavallo tra il 20° e la fine del primo tempo dove sembrava che ci fosse un livello di spettacolarità maggiore, poi invece il trend è tornato sui binari della normalità e la formazione sarda sta gestendo questa vittoria fino a questo momento con Cagnese, che frattanto va a segnare il 14-18. Dicevamo sta gestendo abbastanza bene questo probabile successo in casa dell'HC Fondi. HC Fondi che è stata in partita per circa 20 minuti, poi è arrivato il break di Sarri, di De Luca, vediamo se andrà a segnare. Qui è un bel mini break 2-0 per il Fondi, un mini break importantissimo proprio dal punto di vista psicologico, si torna sempre al fattore mentale che è fondamentale. Dicevamo prima del blackout che può accadere a cavallo tra il 20° e la fine del primo tempo nel Fondi, con alcune decisioni arbitrali che hanno fatto arrabbiare anche Corsi Pesanti, che si è beccato una ammonizione. Gran gol della Raimond, 19-15. Dicevamo alcune decisioni arbitrali che hanno fatto arrabbiare Corsi Pesanti, che si è beccato anche una ammonizione. E poi 2 minuti anche a Cagnese per una protesta inutile, hanno anche messo in difficoltà il Fondi, che ha subito un break. Qui c'è un'altra palla persa dal Fondi, qui è il numero 5 Nardin ad andare a realizzare il 20-15, e così viene anche rimesso in sicurezza il punteggio dopo un mini break 2-0 del Fondi, subito un nuovo mini break degli ospiti sempre per 2-0, e punteggio che adesso vede i sardi avanti 20-15. Però il Fondi, se vuole restare in partita, deve fare qualcosa in più, ma soprattutto deve essere più lucido in fase realizzativa. Qui buonissima difesa della Raimond, che va in contropiede, c'è uno sfondamento di Grabavac. Buon per il Fondi, 9° minuto del secondo tempo, 20-15. Fondi ha bisogno soprattutto di un po' di fiducia e soprattutto di avere un po' più di cattiveria anche in fase
realizzativo, quello che probabilmente manca in questo momento per dare poi maggiore fiducia. E qui una bella parata ancora del portiere San Paolo. Questo c'è un 9 metri per i sarbi per un fallo. Grbavac per il numero 23, ancora Grbavac, poi è Brzic. Qui saltano poi bel gol di Querin, 21-15, 3-0 mini press dei sarbi. Non mi sembra, non crederci molto, l'impressione che abbiamo, poi magari tra 5 minuti stiamo raccontando altro, però quello che vediamo adesso è anche uno scoramento. Certamente sulle ultime 6 conclusioni 4 sono state parate o telefonati verso San Paolo, che sicuramente sta facendo buona figura. Intanto c'è un time out. Corsi De Santis già pronta la cartellina per spiegare che cosa fare per scardinare la difesa ospite. 4 gol nei primi 10 minuti di gara in questo secondo tempo. Un tempo sicuramente diverso, ma è soprattutto l'inerzia della partita è tutta nelle mani della squadra sarda, che sta gestendo in maniera comoda questo successo, almeno fino a questo momento. Noi sappiamo che insomma la palla a mano è capace di smentirti nell'arco di 2-3 minuti, quindi prima di suonare De Profundis alla Cascifondi magari attendiamo per vedere che cosa accadrà, lo vivremo insieme a voi attraverso la piattaforma Eleven Sport. Quasi 11° del secondo tempo, 21-15 per la Raimond Handball Sassari. E Sabag, Hamza, può andare a concludere, ancora un tiro deviato su Cagnetti, ancora un tiro d'angolo, e De Luca che si appresta alla battuta. Hamza che è un po' spento in questa partita, era partita anche abbastanza bene con qualche conclusione, ancora una conclusione di Hamza, stavolta fuori, e si pegano tante occasioni. Anche la difesa della Raimond sta facendo un ottimo lavoro. Sicuramente la qualità della formazione sarda si vede, è lampante, però è vero anche che ci sono tanti errori. C'è un fallo in attacco. Ci sono tanti errori da parte del giocatore di casa, alcuni imperdonabili come questo di Cagnete, e arriva il 22-15, bravissimo qui Narvino, e il pubblico comincia ad ammutolire, sì. Sono le 15.35 qui a Fondi, seconda giornata del campionato di Serie A Gold maschile, seconda giornata di ritorno. L'HC Banca Popolare di Fondi sta soccombendo contro Raimond Sassari per 22-15 il parziale, 9 metri intanto per il Fondi. Hamza, qui si muove bene, poi Sabag perde il contatto con il parquet, e intanto arriva il 23-15 per i sarbi. Fondi non pervenuto in questo secondo tempo, tanti errori
maggiori rispetto a quelli del primo tempo, ma soprattutto c'è poca grinta per credersi, provare anche a credersi, ma sotto di 8 è veramente molto difficile. Difficile anche credersi quando poi tante conclusioni non fanno in rete, però probabilmente anche la qualità di tiri lì che è difficile da trovare. Prova anche per un'altra palla aperta dal fondo, quindi come si muovono in panchina, hanno giocatori sempre di enorme qualità. Mahmood sta dando un gran contributo alla causa della Raimond, adesso fa un po' quello che vuole, ma segno per il 24-14. Anche se sembra ormai la partita sembra ormai segnata, quando manca ancora comunque un quarto d'ora, però ci vorrebbe anche una, un po' di orgoglio da parte di Giorgio del Fondi. Qui è finalmente Arena, interrompe la serie negativa del Fondi. Il mini break 5-0 di Sarri, interrotto in questo momento. Sarri avanti di 8, 16-24. Qui ancora Mahmood, mamma mia, salto e tiro, ancora un'altra bella realizzazione. Comunque servire, se poi vogliamo andare a guardare il bicchiere mezzo pieno in una prestazione sicuramente deficitaria, non sarà contento neanche coach De Santis. Raimond sembra aver ritrovato lo spirito giusto per ripartire con un piglio diverso per il 2023. Qualità di Teodoro Sarri è innegabile, però come abbiamo avuto modo di ripetere più di una volta, sicuramente tanti errori da parte di Fondi. Qui Facundo si riscatta, però poi c'è la palla recuperata di Teodoro di casa, per poco non la perdevano, poi c'è un 9 metri, 9 metri ancora per i padroni di casa. Viene richiesto il l'intervento dei parte, quindi con Cagnete per Hamza, la palla ai giocatori di casa, poi ancora la deviazione di Cagnete, ma c'è un 9 metri per il fallo di Malandrin, e ancora un intervento degli arbitri a far asciugare il parquet, quindi punteggio ricordiamo 25 a
16 per la Raimond Sassari. Sassari fuori partire, andando a segnare il 26-16. Dicevamo prima di guardare anche il bicchiere mezzo pieno della prestazione del fondo. Sicuramente c'è da imparare anche da sconfitte come questa. Adesso sarà importante capire cosa combinerà la squadra del Cassano Magnago e soprattutto anche la prestazione della Team Network. Cassano Magnago gioca con Bersano, diciamo, mentre la Team Network Albatros Siracusa giocherà in casa del Carpi, altra squadra impelagata nella zona retrocessione. A meno per noi retrocede. Si riparte quindi con il possesso per i funghi di Luca per Hamza. Sicuramente per gli amanti della pallamano la prestazione della Raimond Sassari, soprattutto nel secondo tempo, è più che importante, soprattutto dal punto di vista mentale. Ancora un errore in fase di tiro del Condito De Santis, ha perso anche la voglia di incoraggiare i suoi, continua a sbraitare con gli uomini della panchina. Però un problema con la palla. Anche forse De Santis attende anche lui, probabilmente alla fine della partita. Buona, però qui. Il bel recupero di Narvin. Differenza dal punto di vista mentale, il recupero e gol, bravissimo Nardin, bravissimo. Sono tanti gesti tecnici che si potrebbero far vedere ai bambini che si avvicinano a questo sport, ma diciamo non tanto per poi far perdere la fantasia e l'entusiasmo a chi gioca a pallamano, ma proprio per dimostrare quanto possa essere spettacolare questo sport. Fino alla fine recupera palla e poi va a segnare. È importante soprattutto questo dal punto di vista mentale. Intanto 17-27, il gol anche del Fondi, ovviamente Nardini, parlavamo dell'azione precedente. La finta di tiro di bronzo, questa potrebbe addirittura andare a sfidare con un bel tiro che però sul palo lungo trova Facundo pronto a dire di no, e va ancora bravissimo San Paolo. Lambda Arena, doppia finta, 9 metri. Hamza per Cagnete, Cagnete in ombra. Ancora Hamza che prova a saltare, poi va a segnare. Di 2-0 per il fondo, quando siamo sul
18 a 27. Ne mancano meno di 10 minuti alla fine della partita. Tutto può accadere, ma insomma, se tanto mica tanto, Raymond Sassari torna al successo, qui c'è un passi, che probabilmente dura qualche storia dal punto di vista mentale per i Sardi, ma prestazione più che buona, almeno forse nel secondo tempo, nel primo tempo hanno qui ancora Cagnete a realizzare, nel primo tempo qui vi notava insomma molta tensione nei Sardi, poi c'è stato quel mini break tra il cavallo tra la metà e la fine del primo tempo, da quel momento insomma i Sardi hanno gestito in maniera agevole anche la propria partita. Il 19-27, 8 gol di ritardo al 21esimo del secondo tempo. La differenza, come dicevamo prima, si vede ed è abbastanza evidente, però probabilmente il Fondi non ci ha creduto abbastanza. Soprattutto hanno pesato le scelte di tiro del giocatore di coach De Santis, praticamente Cagnete non può cantare e portare la croce, quindi sotto questo aspetto insomma diciamo che i limiti del Fondi oggi sono apparsi anche troppo evidenti, però comunque c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare, non si venda la pelle dell'orso prima di averla ucciso. È poco ma sicuro, però diciamo che oggi i limiti del Fondi sono notati, la Raymond ha fatto un po' quello che voleva, in questo secondo tempo è una situazione più solida per quanto riguarda i Sardi, mentre il Fondi va a peccare una partita che poteva sicuramente essere giocata, questo essere anche disputata in maniera diversa. Buono il movimento, è ancora un errore di Livoli stavolta. Applaude comunque il pubblico e questo è importante, forse De Santis si arrabbia con Livoli per la scelta di tiro infruttuosa, palleggiano gli ospiti con Bomboi. Il pubblico comincia ad andarsene e Mamuda continua a fare il bello e il Amuda, scusate, continua a fare il bello e il cattivo tempo. Prestazione sontuosa del giocatore egiziano, veramente un gran bel giocatore. Va qui bravissimo il Sabato, trovano anche un pressing a tutto campo i giocatori del Fondi. Qui i due protagonisti, Amuda e Cagnete, vanno a scontrarsi, intanto c'è da asciugare il partito. Probabilmente il giocatore più forte visto quest'anno in quel del Via Mola di Santa Maria. Parliamo di Amuda, il giocatore che fa la differenza a occhio nudo. Segna anche Albini, 29 a 20 per i Sardi. E quindi tornano al successo. Un successo che soprattutto permette loro, anche magari anche
una sconfitta del Merano, di poter tornare ad ambire alle prime quattro posizioni, che poi sono quelle che si giocherebbero i playoff scudetto. Quindi ancora una palla persa da Cagnete, e il numero 17 Bomboi ad andare a realizzare il 30-20. Produzione realizzativa nel secondo tempo del Fondi molto bassa, soltanto 9 gol questi 24-25 minuti di gioco. Però comunque, insomma, la Raimond è sicuramente squadra che gioca tutto un altro campionato rispetto al Fondi. Non è certamente contro la Raimond che il Fondi deve andare a cercare i punti per salvarsi, ma questo non giustifica comunque una prestazione che poteva essere anche diversa. Qui c'è, sì, però c'è un 7 metri, sono gli amerrati, e un 2 minuti per il numero 4, il numero 4 Aldini. Qui c'è passo di capire se infatti va a sedersi in panchina. Quindi sarà un extra player per il a 20 per la Raimond Sassari. Quindi c'è un 7 metri, occasione per Cagnete di rimpinguare il suo score stagionale, ormai è sui 150 gol, non male per il giocatore argentino. Finta e poi gol, poi il gol del 21-30, ormai mancano un minuto e 4 minuti alla fine della partita. Quindi prova anche il pressing a tutto campo. Insieme al Bolzano, sicuramente le squadre più forti viste qui a Fondi. Intanto lui anche un gol, il 22-30. Adesso sono anche scesi i ritmi della squadra sarda, il punteggio lo permette, il tempo insomma è rimasto veramente poco, potrebbe essere veramente una ragione di quelli clamorosi, quello dei sardi, no? Non ci sembra che siano i presupposti per una eventualità simile, poi per carità tutto può succedere. Diciamo insomma del Brizian e del Raimond Sassari, sicuramente le due squadre più forti viste fino ad ora a Fondi. Poi per quanto riguarda le squadre tra virgolette umane con cui il Fondi si può giocare la stagione, sicuramente il team network Albatros Siracusa ci è piaciuto molto, anche se ci hanno mangiato insomma non si è dispiaciuto. Intanto in cronaca diretta dalla piattaforma Eleven Sport, manca veramente poco tempo, è ancora un gol, 31-23, la Cagnete per Nicoli, un bel gol, 24-31, si sono allargate le maglie dei giocatori della Raimond Sassari e il Fondi almeno sta facendo buona figura, almeno come score. Intanto c'è un errore dei giocatori sardi. Hamza che aveva iniziato bene questa partita, poi si è spento insieme agli altri, perché Luca perde una bella palla e poi deve partire Hamuda.
palla sull'ala, ma stavolta è Facundo a parare. Un minuto e mezzo alla fine della partita, ancora un gol, 25-31. Passaria un po' mollato gli ormeggi, quindi in definitiva vittoria giusta, netta, meritata questa della Raimond Sassari. Fondi sicuramente rimandato a partite contro squadre del suo livello, non è certamente con la Raimond che puoi trovare i punti per salvarti, ma probabilmente anche la qualità del gioco va migliorata, quello sicuramente. E oggi il Fondi non si è piaciuto, vorrà molto da dire Corsi De Santis, ma adesso probabilmente la testa è alle possibilità che si avvicina, ormai manca veramente pochissimo alla fine della partita. 26-31 il punteggio, la Raimond gestisce per tutto il pallone probabilmente della partita con il numero 17 Bomboy, che prova a fare anche fallo in attacco. Di Luca, rete, 27-31. Noi il tempo è finito, mancano veramente pochi secondi, quindi possiamo anche fermare qui il tempo. Esatto, dove si salutano e quindi si attende il suono della sirena che arriva in questo momento. Quindi parziale dal Via Mola di Santa Maria. HC Banco Popolare di Fondi 27, Raimond Sassari 31. Non traggano in canno il punteggio, Raimond ha gestito la partita dall'inizio alla fine, proprio creando il break decisivo alla fine del primo tempo. Già lì poi l'HC Banco Popolare di Fondi non sarà più in grado di riuscire a rimettere in sesto la partita. Raimond che torna al successo dopo una serie negativa, soprattutto buona la prima per coach Lorenzo Bosca. Da parte nostra il ringraziamento, auguri, buon anno.